giorni di campagna, mancano 9 giorni al 31 di dicembre, gli ultimi giorni quindi utili per iscriversi, per far non sopravvivere, ma far vivere le lotte e il partito di Marco Pannella. E noi abbiamo voluto caratterizzare questa ultima giornata con il dibattito dedicato alla Unione Europea, agli Stati Uniti d'Europa, rifondare l'Italia per costruire gli Stati Uniti d'Europa. Per chi non fosse qui ma ci ascoltasse per radio, alla sinistra c'è il professor Mario Baldassarri, che Radio Radicale si onora di poter annoverare fra le proprie firme di pregio, e che pregio, nella rubrica Capire per conoscere del lunedì mattina, e diciamo che ci sarà anche lunedì 24 di dicembre e anche lunedì 31 dicembre, ce l'ho appena confermato il professore, la mattina naturalmente, insieme a Claudio Landi. E con il professor Baldassarri c'è Maurizio Turco del coordinamento di presidenza del Partito Radicale. Allora, professor Baldassarri, intanto io approfitterei della sua capacità di accademico, di saper modulare con un format ben preciso quanto chiaro quelli che sono a suo giudizio i punti della necessaria rifondazione dell'Europa nel segno della continuità con il sogno federalista europeo di Altero Spinelli, possiamo dire anche oltre che di Ernesto Rossi e di Coloni, anche di Marco Pannella, lo diciamo con orgoglio. Professore, a lei la parola. Beh, intanto grazie dell'invito ancora una volta a ragionare insieme su questi temi. Abbiamo detto rifondare l'Italia per costruire l'Europa per un motivo abbastanza semplice, e cioè se l'Italia si presenta in queste condizioni che conosciamo e che cercherò di delineare, a un tavolo europeo per costruire quel salto in alto degli Stati Uniti d'Europa, non ha nessuna credibilità, perché tutti gli altri direbbero: ma insomma, sistema le tue cose e dopodiché parliamo di come costruire gli Stati Uniti d'Europa. Quindi rifondare l'Italia è il presupposto per costruire la nuova Europa, per dare un contributo in positivo, altrimenti abbiamo visto pochi mesi fa, anche quando il ministro Savona ha tentato di scrivere un paper su come in qualche modo ricostruire l'integrazione europea, l'hanno letto come un paper, cioè, voglio dire, non per il prestigio certamente eccellente del professor Savona, ma perché aveva dietro le spalle un governo e un'Italia che nei numeri contraddice ciò che bisognerebbe costruire in Europa. Allora, rifondare l'Italia è il primo passaggio di questo ragionamento insieme. E prima di capire come rifondare l'Italia, cerchiamo di capire cosa si sta facendo in Italia in queste ore, perché è chiaro che siamo in una sessione di bilancio con una manovra di bilancio per il 2019, cerchiamo di capire primo di cosa è fatta questa manovra, quant'è questa manovra e quali effetti potrebbe produrre sull'economia italiana nel 2019 e anche nel 2020 e 2021 come effetti di manovra triennale. Allora, noi conosciamo relativamente bene la manovra che il governo Lega 5 Stelle ha presentato in Parlamento, che paradossalmente è stata votata con la fiducia alla Camera, nella consapevolezza che però poi al Senato sarebbe stata un'altra manovra. Cioè, chiamiamola un po', la manovra presentata in Parlamento è la manovra pre-accordo con la Commissione Europea. Quella che arriva oggi pomeriggio, adesso in queste ore, al Senato con il maxi emendamento è la manovra dopo l'accordo con l'Unione Europea. Ora, su quella manovra di prima dell'accordo con l'Unione Europea, ho già avuto modo di dire nelle settimane scorse che era una manovra quantitativamente minuscola e qualitativamente pessima. E quando do aggettivi cerco anche di motivarli. Allora, quantitativamente minuscola perché muoveva il 2% del totale della spesa pubblica, quindi per differenza il 98% del totale della spesa pubblica era uguale, identico a quello dei 4 governi precedenti. Quindi sto cambiamento, muovendo il 2% del totale, è difficile vederlo e sostenerlo. Questo 2%
pesava l'1% di PIL, quindi una manovra che vale l'1% di PIL, come fa a dare un impulso così forte alla crescita, così come il governo aveva detto? Ho più volte, per capirci, commentato dicendo come pretende di far andare a 140 all'ora un pesante tir con il motore della 500, per di più prendendo a prestito qualche litro di benzina, perché quello è l'aspetto pessimo, e cioè tutta questa manovra, che io chiamo manovrina, era in deficit pubblico, sia il non scatto dell'aumento dell'IVA e delle accise, sia i provvedimenti che venivano in qualche modo ad essere le colonne portanti della manovra, reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. In questi due temi, di cui non sappiamo neanche oggi come si articolano, però il governo aveva detto qui ci metto 9 miliardi, qua ci metto 9 miliardi e poi faremo un decreto per vedere come ci aveva messo questa disponibilità di risorse. Ma disponibilità di risorse, ripeto, prese a buffo, nel senso che finanziate con aumento di deficit e debito pubblico. Ora, nel valutare quella manovra prima dell'accordo con la Commissione europea, il governo aveva scritto che stimava una spinta alla crescita nel 2019 del più 0,6%, e poiché il governo stesso partiva da un tendenziale, senza far nulla, a legislazione vigente di 0,9%, più la spinta che il governo pensava di poter dare, aveva messo l'obiettivo di crescita all'1,5%. Ora, questo 1,5%, come molti commentatori hanno detto, e come francamente a Radio Radicale abbiamo detto sin dalla prima ora, non dal primo minuto, ma forse anche dal primo minuto, non sta né in cielo né in terra quella crescita. Perché? Perché da un lato le tendenze in atto segnano una forte frenata nella crescita dell'economia italiana, purtroppo, e dall'altro lato quell'impulso che il governo si aspettava dalla sua manovra, stimato in modo un pochino più corretto, poteva essere un più 0,2%. E ecco allora che, poiché il mio centro studi economia reale aveva un tendenziale di 0,6-0,7 a bocce ferme, diciamo pure ottimisticamente che quella manovra dava un piccolo impulso alla crescita di 0,2, stavamo a 0,8, cioè noi abbiamo detto per primi stiamo sotto l'1%, attorno all'1% se vogliamo essere ottimisti. Questa è la manovra prima. Dopodiché c'è stata la trattativa con la Commissione europea ed è venuta fuori un'altra manovra, che è quella presentata oggi in Senato. Che cosa fa rispetto alla prima manovra? Taglia gli investimenti, aumenta un po' di più le tasse e riduce le risorse sui due cardini del governo Lega 5 Stelle, reddito di cittadinanza e quota 100. Questi due vengono tagliati a metà come risorse, e però c'è l'effetto che si fanno meno investimenti, si mettono meno risorse sugli investimenti e si mettono un po' più di tasse sparpagliate qua e là. Allora, la manovra concordata con l'Unione Europea, che è al Senato in discussione, rischia di diventare una manovra recessiva. Se tutto va bene, ha un impatto sulla crescita zero. Se le varie poste, più tasse, meno investimenti e molto più ridotta la spinta sulla spesa corrente per i due provvedimenti noti, si rischia di fare anche un meno 0,1 come effetto. Allora torniamo a bomba. Se il tendenziale è 0,6, il tasso di crescita per il 2019, se tutto va bene, resta 0,6, se è un po', se è una frenatina dovuta a questo tipo di manovra, si va a 0,5. E ancora una volta, l'1% concordato con la Commissione europea di crescita, dopo aver detto che era 1,5, il governo ha concordato, no, adesso scriviamo 1 di crescita, già oggi appare ottimista, perché probabilmente a parità di tendenze più questa manovrina, prima era quantità minuscola, qualità pessima, adesso è quantità microscopica da questo punto di vista, e la qualità resta pessima, perché
a fronte di un piccolo impulso positivo alla crescita si rischia un piccolo impulso, non, niente di drammatico, ma un piccolo impulso negativo alla crescita, e resta questo dubbio enorme, perché tutti i conti sono stati fatti con l'1% di crescita l'anno prossimo, e se fosse 0,5 o 0,6 a marzo-aprile cosa rifacciamo? Un'altra volta tutti i conti, manovra d'aggiustamento in corso d'anno, manovra bis o quant'altro. Questo è il quadro ad oggi della politica economica italiana. È evidente che questo, su questo quadro poi si pongono due grosse incognite. La prima sul tasso di crescita l'ho già detto, ma la seconda è che già nel 2019 c'è una clausola di salvaguardia in termini di 3 miliardi di spesa pubblica che vengono congelati per vedere se i conti reggono. Quindi c'è già una clausola di salvaguardia nel 2019, 3 miliardi, non tantissimo, ma la cosa ancora più importante è che siccome, come si dice a Napoli, cani sciun e fiss, ma neanche a Bruxelles, ma neanche negli altri paesi del mondo, perché? Perché appena capito che quel minore impatto di risorse per reddito di cittadinanza e quota 100 era dovuto al trucco contabile, e cioè a dire entrano in vigore ad aprile, e quindi sul 2019 quelle spese saranno da aprile a dicembre. Ovvio che chiunque al mondo ti dice sì, ma dal 1 gennaio 2020 tu li paghi per 12 mesi, nel 2021 li paghi per 12 mesi. Ecco allora che la Commissione Europea, che non ci ha mai chiesto di aumentare l'IVA, la Commissione Europea ci dice di mantenere un profilo di equilibrio nei conti pubblici. Poi è al governo nazionale decidere come, ha reimposto o comunque accettate da parte del governo italiano le famigerate clausole di salvaguardia. Attenzione, questa è una storia lunga, perché prima furono messe dal governo Berlusconi ma espresse come tagli automatici di spesa, poi furono introdotte dal governo Renzi, cioè replicate diciamo dal governo Renzi, come aumenti automatici di IVA ed accise. Non sono mai scattate, ma per la semplice ragione che di anno in anno abbiamo fatto il giro dell'oca, e cioè ogni anno si è detto allora le clausole non scattano, aumentiamo il deficit, però lo azzereremo fra 3 anni. Oggi, no, oggi si fa debito, domani no, è il cartello del macellaio, che era oggi si fa credito e domani no, oggi non si fa credito e domani sì. Ecco, quindi con questo cartello da macellaio ce la siamo barcamenata per 3 o 4 anni. Quindi il governo attuale giallo-verde non è una novità, fa esattamente quello che hanno fatto i 3-4 governi precedenti. Attenzione però, che nel 2020 le clausole di salvaguardia raggiungono un record quantitativo, non si erano mai viste di quelle dimensioni e di quegli importi. 23 miliardi di aumento automatico di IVA ed accise nel 2020, 28 miliardi di aumento automatico di IVA ed accise nel 2021 e 28 miliardi ancora nel 2022, con l'ipotesi che l'aliquota base IVA passi dal 22 al 26,5% e quella agevolata diciamo al 10% dal 10 al 13%. Quella sta lì, voglio dire. E che vuol dire in sintesi? Che abbiamo spostato in avanti di un anno, abbiamo scavallato forse il 2019, comunque dando a pegno 3 miliardi di spesa da mettere come clausola di salvaguardia, ma per il 2020 e 2021 abbiamo predeterminato o l'aumento dell'IVA di quegli importi e di quelle dimensioni o qualche altra manovra più o meno pesante nella stessa misura. Questa è la situazione ad oggi. Allora si dice, ma si può rifondare l'Italia con questa manovra? Beh, certamente no, voglio dire, questa è una manovra quasi tendenziale, voglio dire. È insomma un malato terminale, gli si tagliano i capelli, che insomma appare un po' più in ordine ovviamente, con i capelli a posto, dal parrucchiere, ma purtroppo la malattia è sempre quella. Allora, per dire come rifondare l'Italia, dobbiamo partire da due grandi falsità diffuse a piene mani da tutti, quasi tutti, ecco, negli ultimi anni e non solo, anche in anni pregressi.
La prima falsità è che per fare crescita occorre aumentare il deficit e il debito. Questa è una prima falsità che l'Italia stessa smentisce nei suoi dati storici. Noi finché abbiamo avuto un pareggio di bilancio nella parte corrente e il deficit pubblico era esclusivamente dovuto ad investimenti pubblici, cioè dal 1950 al 1971, cioè nei primi 20 anni del dopoguerra, noi non abbiamo avuto il deficit pubblico all'epoca, nel 71 era il 39% del PIL, però abbiamo vissuto il periodo di più larga espansione, crescita e diminuzione della disoccupazione e aumento dell'occupazione che l'Italia abbia mai avuto nella sua storia. E da quando abbiamo cominciato a fare deficit e debito pubblico, ecco che le risorse drenate dal debito pubblico, dal deficit pubblico, dall'eccesso di spesa corrente e dai tagli degli investimenti, che cosa hanno prodotto? A loro volta crescita che si afflosciava nel tempo e quindi debito in rapporto al PIL che continuava a crescere. In quegli anni, 50-60, la crescita media italiana, vado per grandi numeri, è stata quasi del 5% all'anno. In quegli anni noi e il Giappone eravamo la Cina degli ultimi 10 anni, 5%. Poi siamo scesi al 3%, poi siamo scesi all'1%, poi siamo scesi negli anni 2000 a 0%, visto che il reddito pro capite italiano oggi, 2018, è pari a quello che ci avevamo nel 2000-2001. Cioè, al di là delle chiacchiere, crisi o non crisi, in realtà il reddito pro capite degli italiani sta fermo da 18 anni, è sceso, poi si stava riprendendo un po' in questi ultimissimi anni, ma a confronto in termini di potere d'acquisto siamo fermi da 18 anni e più. E allora dice, ma i consumi non partono, la spinta sulla domanda interna non c'è, con che si fa? Con gli 80 euro o con il reddito di cittadinanza questa spinta sulla domanda? Questa è la prima falsità. La seconda falsità, legata alla prima, è che se si vuole fare politica economica le risorse sono scarse e quindi bisogna ricorrere al deficit. E non ci sono i soldi, le risorse sono scarse. Ora, ricordo sempre, e quindi ricordo anche in questa occasione, che la spesa pubblica italiana totale quest'anno è di 850 miliardi di euro, pari a poco più del 50% del prodotto interno lordo. Cioè il bilancio pubblico assorbe dal settore privato, famiglie e imprese 800 miliardi di tasse, si chiamano entrate pubbliche, e restituisce al sistema 850 miliardi di spese. Il problema è capire però che quando vado ad assorbire 800 miliardi di tasse produco certi effetti sull'economia, quando vado a dare 850 miliardi di spese produco altri effetti sull'economia. Certo, se quegli 850 miliardi di spesa fossero 80 miliardi per investimenti e 20 miliardi per il dissesto idrogeologico, 10 miliardi per l'educazione, la formazione di capitale umano, la scuola, eccetera, beh, probabilmente gli effetti di queste spese compenserebbero gli effetti negativi di quel prelievo di 800 miliardi. Purtroppo è l'opposto. Cioè quando il settore pubblico porta via 100 euro attraverso le tasse, impedisce al settore privato di spendere 80 euro per i consumi e 20% per investimenti. Questa è la media del settore privato. Quando questi 100 euro entrano nel bilancio pubblico diventano 98% di spesa corrente e 2% di investimenti. Quindi anche a parità di deficit e anche a debito zero, questa redistribuzione delle risorse è perversa in termini strutturali di crescita economica. Chiedo scusa al mio maestro Robert Solow perché in 2 minuti ho sintetizzato 50 anni di sua ricerca economica sulla teoria della crescita, ma grosso modo è così. Allora la seconda falsità è questa, non ci sono le risorse. Ma scusate, 850 miliardi di spesa e 800 miliardi di entrate, di tasse, li volete andare a vedere dentro cosa c'è? E, come ormai
chi ci ascolta da Radio Radicale sa da tempo, e beh, dentro quegli 850 miliardi di spesa ci sono almeno 50-60 miliardi sprecati, malversati, di ruberie varie, non dette dal sottoscritto, detti dalla Corte dei Conti da anni. E dentro quegli 800 miliardi di tasse mancano 100 miliardi e più di evasione fiscale. Allora, per essere corretti e trasparenti, come usano dire quelli dell'attuale governo, dovrebbero dire: poiché noi non vogliamo toccare 50 miliardi di sprechi e ruberie dentro la spesa pubblica per spostarli su altre poste che siano più efficienti e non siano rubate e sprecate, poiché non vogliamo toccare i 100 miliardi di evasione, allora le risorse sono scarse. Dati quei due Moloch, le risorse sono scarse e devo spingere in alto il deficit pubblico. Ora, queste sono due bugie che circolano da tempo, da anni, ma che rappresentano veramente il tappo negli occhi verso anche l'opinione pubblica e che di fatto rendono tutti i governi uno uguale all'altro, perché il tipo di ragionamento è lo stesso. È evidente che aggredire quelle voci di spesa significa andare contro milioni di italiani che in quelle voci di spesa ci vivono bene, ci campano, ci sguazzano. Sono milioni gli italiani in quelle filiere. Ancora una volta, non vorrei annoiare, ma insomma ci sono almeno 20 miliardi in più nella spesa per acquisti e forniture di tutte le pubbliche amministrazioni, ci sono almeno 40 miliardi in più nella spesa che continuiamo a distribuire a pioggia per fondi perduti in conto corrente e conto capitale. Notate bene che tutti i governi, questo compreso, nella loro proiezione a 3 anni, cioè nel DEF, queste poste le lasciano intonse. C'è scritto che noi nei prossimi 3 anni spenderemo 62 miliardi all'anno di fondi perduti, da qui al 2021, ma a che titolo? Che effetti hanno avuto i 20 anni precedenti in cui abbiamo speso 60 miliardi all'anno, cioè 1200 miliardi, cioè più della metà del debito pubblico? Perché se quelle spese di questi 20 anni avessero determinato il Sud come regioni più prospere d'Europa, grande sviluppo, disoccupazione crollata, come in parte hanno fatto i tedeschi nei confronti dei Länder dell'Est, il gap si è richiuso in Germania, potremmo dire: vabbè, abbiamo il debito, però abbiamo fatto questo effetto. È come se uno compra una casa, fa il mutuo, dice: c'ho il debito, sì, ma ci ho comprato la casa. È chiaro che se tu fai il mutuo per andare in vacanza alle Seychelles, e quando torni dalle vacanze c'hai il mutuo e è finita la vacanza alle Seychelles. Ecco, c'hai le foto della vacanza. Allora, questa è la pietra d'appoggio, ok? Poi, dall'altro lato, sulle entrate, c'è una pletora che la Commissione Marea ha stimato in circa 80 miliardi di quelle che qui in Italia, per non far capire alla gente normale, si usano i termini inglesi, e l'hanno chiamata tax expenditure, così come la revisione della spesa l'hanno chiamata spending review, ma è cominciata nel 1981, io ero giovane economista col ministro Andreatta, al Ministero del Tesoro e la Commissione Tecnica sulla Spesa Pubblica, e avevamo cominciato 37 anni fa a fare la spending review, va bene? La revisione della spesa. Così dal lato delle tax expenditure, cioè deduzioni, agevolazioni fiscali sparse a pioggia, non certamente quelle fondamentali, la deduzione per carichi familiari, la deduzione per i mutui sulla casa, queste sono le cose fondamentali, ma ce ne sono una pletora, 80 miliardi, che se uno avesse un po' di coraggio politico, dice: vabbè, rivediamole e le riduciamo a 40 miliardi. Allora, se fate la somma, il bilancio pubblico italiano oggi ha dentro di sé, nella pancia, 100 miliardi di risorse che senza un euro in più di deficit e di debito potrebbero essere spostate, tagliate da una parte e messe da un'altra. Quindi non si tratta di tagliare, si tratta di spostare per utilizzare bene quelle risorse, al meglio. Quindi non c'è da fare tutto sto coso sui tagli, no, c'è da spostare. Ecco, ora con questo tipo di manovra è evidente che quello che ho simulato e che è pubblicato nei libretti che abbiamo citato già più volte, se l'avessimo fatta nel 2001, questa prima reimpostazione di politica economica,
l'Italia non solo non avrebbe avuto alcuna crisi, nonostante la crisi mondiale, la crisi europea, non avremmo avuto nessuna crisi. Il tasso di disoccupazione sarebbe rimasto tra il 6 e il 7% e non sarebbe esploso al 14%, ed il rapporto debito-PIL sarebbe sceso continuamente. E oggi ci avremmo un 80-90% di rapporto fra debito e PIL. Perché? Perché avremmo avuto una crescita e un'occupazione più elevati. È chiaro che se guardiamo a 6 mesi, a un anno, gli effetti sono comunque piccoli. Il problema vero è guardare a 10-20 anni. E ex post, questo è il risultato della mia ricerca su il costo della corruzione e dell'evasione fiscale, che è il titolo del libretto che abbiamo presentato qui in questa sede appena uscito, e che purtroppo non ho avuto tempo di consegnare personalmente a Marco Pannella, perché quando dissi ad Alessio è uscito il libro, c'ho in mano la copia, andiamo da Marco, lui mi ha detto guarda è appena entrato in clinica, proprio quel giorno lì, credo che fosse un lunedì, esattamente, ecco. Quindi questo è il punto, rifondare l'Italia significa fare questo, girarci attorno significa prendere in giro i cittadini e se stessi. Dopodiché, per costruire l'Europa, certo, quale Europa? Allora, ci sono due motivi esterni ed un motivo esterno che spiegano totalmente l'assoluta urgenza e necessità di fondare gli Stati Uniti d'Europa. Vi anticipo subito che sono il primo a essere consapevole che ciò che dico appare un'utopia, ma concluderò in altro modo. Allora, l'Italia, se si presenta al tavolo europeo, avendo fatto la rifondazione italiana nel senso che abbiamo detto, toglie tutte le frecce dall'arco dei così cattivi nordici europei. Perché? Perché evidentemente qualcuno mi deve spiegare perché i pensionati e i lavoratori tedeschi dovrebbero farsi carico dei debiti degli italiani, accesi magari per far andare in pensione un po' prima o per dare la sussistenza e il reddito di cittadinanza. Giustamente i tedeschi dicono se lo volete fare fatevelo, ma ve lo fate con i soldi vostri. Ecco perché il vincolo sull'equilibrio finanziario. Volete fare, fatelo. La Commissione europea non ha mai imposto nel merito alle politiche economiche, purtroppo guarda solo il deficit del debito, anche se un creditore attento dovrebbe anche guardare, visto che ti ho dato un credito, ho comprato i tuoi titoli di Stato, sarebbe bene per lui che guardasse che ci fai con quei soldi e quindi distinguesse tra spesa corrente, investimenti, eccetera, entrasse nel merito. È come un direttore di banca che se gli vado a chiedere un mutuo, la prima cosa che mi chiede perché, che ci fai, ci compro una casa. Ah, bene, si sieda e valutiamo la situazione. E invece se io gli rispondo, no, ci vado con la famiglia al mare per un mese, non lo so cosa risponderebbe quel direttore di banca, forse saggiamente chiamerebbe il 118. Ecco. Allora, dicevo, ci sono due motivi esterni per l'urgenza, la necessità di fare gli Stati Uniti d'Europa e un motivo interno. I due motivi esterni sono i seguenti. Vedete, tutti ce l'hanno, molti ce l'hanno con la globalizzazione, che ha creato squilibri, eccetera. La globalizzazione è il più importante successo in termini di equità sociale che la storia del pianeta Terra abbia mai avuto negli ultimi 7.000 anni. Per la semplice ragione che in 20 anni 3 miliardi di persone di quelli che chiamavamo paesi del terzo e quarto mondo hanno abbandonato la soglia di povertà. Di questo dobbiamo essere consapevoli, perché prima facevamo aiuti allo sviluppo, bla 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 bla. Cambiati i parametri, 3 miliardi, poco meno, di persone hanno superato la soglia di povertà nei paesi del terzo e quarto mondo. Ovviamente in testa la Cina e l'India, che da sole fanno 2 miliardi e mezzo di persone. È evidente che il contraccolpo nei paesi ricchi del nord, di quello che chiamavamo il nord del mondo, in questi paesi ricchi il contraccolpo è stato forse la creazione di 300 milioni di nuovi poveri. Ma il problema non è che è la colpa della globalizzazione, il problema è che abbiamo vissuto la globalizzazione come fenomeno incontrastabile,
senza capire che dovevamo dare immediatamente alla globalizzazione un governo della globalizzazione, una governance. E allora sì che hai una cosa seria. È chiaro che è evidente, il G7 da una parte rappresenta un terzo del mondo, si riunisce e fa qualche brindisi. Il G20 dall'altro rappresenta un condominio che si riunisce, fa delle belle chiacchiere, ma non ha potere decisionale. Quindi la verità è che questi fenomeni sono dovuti non alla globalizzazione, ma all'assenza di governance della globalizzazione. E qual è la responsabilità maggiore? Ma la responsabilità maggiore è ovvio che è dei paesi occidentali, Stati Uniti, d'Europa in testa, che non hanno capito che dovevano cambiare la governance facendo un nuovo G8 e facendo entrare sul tavolo delle decisioni Cina, India, Giappone, che c'erano già, Giappone c'era già, Russia, Stati Uniti, cioè le grandi aree del mondo. Dopodiché, 6, vogliamo un paese dell'America Latina? 7, vogliamo un paese dell'Africa, perché la governance, devono essere seduti al tavolo, qualcuno ci deve essere, va bene? Il che vuol dire che il G8, governo del mondo, ha un posto solo per l'Europa. E allora in quella sede o ci sono gli Stati Uniti d'Europa o l'Europa non c'è. Non possiamo pretendere di continuare a sedersi al G7 che non serve a nulla, Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna. A che titolo? Neanche la potenza di Germania può esprimere in quella sede un peso rilevante. Questo è il primo motivo. Occorre quindi un nuovo G8, cioè la governance del mondo, che rifondi tutte le istituzioni internazionali, dal Fondo Monetario Internazionale al WTO, alla Banca Mondiale e quant'altro. Attenzione al rischio che gli altri paesi se lo facciano da solo per conto loro dall'altra parte, guidati dalla Cina, per cui avremo un mondo spaccato in due. Qua c'è il G7 che non comanda niente, ma di là c'è il nuovo G qualcosa, vabbè, qualcuno, insomma, con l'area del Pacifico, rapporti Cina, Corea, Giappone, India e così via, e dopodiché noi contiamo un terzo e quelli due terzi, e poi vogliamo fare le regole comuni. Ecco, questo è il primo motivo. Il secondo motivo esterno si chiama Africa, cioè l'Europa ha bisogno di fare un'area di libero scambio e collaborazione allo sviluppo Europa-Africa. Tutti si riempiono la bocca del piano Marshall, che è vuoto di contenuti. Occorre un cerchio largo dell'Europa che includa l'Africa, prevalentemente il Nord Africa, almeno dal Marocco fino a Israele, Palestina e pezzetti, no? la Turchia poi da vedere, ecco, che poggi i pilastri di una cooperazione seria di libero scambio e cooperazione allo sviluppo. Altrimenti, come stiamo vedendo, 50 milioni di africani, che saranno 1,5 miliardi fra una ventina d'anni, non tanti, ma una cinquantina di milioni di quel 1,5 miliardi, arrivano qui. Hai voglia a metterci i bombardieri, le navi, il filo spinato, i confini? Arrivano qui, come sempre hanno fatto le migrazioni nella storia. Perché è evidente, è il modo con cui è caduto l'impero romano. Quando si è crogiolato in se stesso e si è autoesaltato, sono arrivati i cosiddetti barbari che l'hanno fatto fuori e Roma ha visto Brenno con la spada. Ora, quella volta ci hanno messo magari 200 anni l'impero romano per decadere, qui ci mettiamo 10 anni e non di più. Terzo motivo interno, questo è interno all'Europa ed è proprio il punto centrale della sovranità nazionale. Allora, ci sono 5 argomenti in cui è evidente da più di 20 anni che i singoli stati europei hanno perso sovranità. Politica estera, difesa, sicurezza e migrazioni, grandi infrastrutture con al centro l'energia, alta formazione, capitale umano, eccetera. Guardate, io nel 77 ho preso il PhD all'MIT in America, ma perché l'Italia non c'era. Oggi c'è, ma i nostri studenti continuano ad andare o negli Stati Uniti o in Inghilterra, qualcuno anche in Germania, a fare i loro dottorati. Occorre una rete europea per l'altra formazione di capitale umano. Bene, su questi 5 temi la sovranità è recuperabile solo a livello europeo.
facendo massa critica. Allora occorre gli Stati Uniti, occorrono gli Stati Uniti d'Europa con 5 ministri, niente di più. Tutto il resto rimanga agli stati nazionali, alle regioni, alle province, per il principio di sussidiarietà. Ma sui 5 temi nei quali i governi nazionali non possono produrre e offrire beni pubblici, sono 5 beni pubblici questi, gli stati nazionali non sono più in grado da oltre 20 anni di fornire ai loro cittadini questi 5 beni pubblici. Li può fornire soltanto un'entità, Stati Uniti d'Europa, che aggrega le risorse, fa massa critica, che presenta 500 milioni di persone contro sempre 1,5 miliardi cinese, 1 miliardo indiano, ma comunque 500 milioni che sono molto più ricchi e quindi come peso, voglio dire, può anche essere in ragionamento di equilibrio. Ecco perché gli Stati Uniti d'Europa sono urgenti sia per ragioni di equilibrio nel mondo, perché senza l'Europa non c'è equilibrio nel mondo, sia per ragioni di equilibrio locale, perché se non c'è un accordo Europa-Africa, l'Europa è destinata ad esplodere comunque per questi flussi migratori incontrollabili, sia perché deve riconquistare la sua sovranità su quei temi che sono fondamentali, voglio dire, da che l'uomo è sul pianeta Terra, quei 5 temi, perché ci siamo messi in gruppo per la difesa, e così via, quindi non c'è da ripercorrere. E allora, e chiudo, ho detto già che sono consapevole che tutto quello che ho detto finora è un'utopia, sia rispetto all'Italia, sia rispetto all'Europa, e sia anche rispetto al mondo, francamente. Mi permetto di dire e di chiedere a chiunque qual è l'alternativa a questa utopia, a questa urgenza, a questa utopia. Io ho la mia risposta. Però lascio la domanda, se questa è un'utopia e questa è una non urgenza, ditemi qual è la vostra alternativa. La mia risposta a questa domanda è, l'alternativa è il mondo che esplode, che va al bilateralismo e abbandona il multilateralismo. L'Europa che implode, perché è palese dagli eventi di questi anni, di questi mesi, cioè l'Europa non c'è. Terzo, l'Italia torna indietro di almeno 50 anni. Ecco, questa è la mia risposta a qual è l'alternativa rispetto all'utopia. È evidente però che questo tipo di ragionamento poggia sul coraggio politico e sulla consapevolezza di rifondare l'Italia per essere credibile andare in Europa a fare questo tipo di ragionamento. Guardate, gli Stati Uniti sono diventati Federazione degli Stati Uniti con una guerra di secessione. La lotta fra federazione e confederazione esplose nella guerra di secessione. Se noi riuscissimo a fare questo in Europa sarebbe un successo clamoroso. E tra l'altro oggi il bilancio europeo è 1,5% del PIL, quello degli Stati Uniti federale è 25% del PIL, quindi il 75% in America è deciso dagli stati, dalle contee, dai comuni e così via, 25%. Ora, tra 1,5 e 25, se noi prendiamo le stesse risorse che sono nei bilanci nazionali sui 5 temi che ho citato, le mettiamo insieme per fare un bilancio europeo con i 5 ministri delegati a gestire quel bilancio europeo, avremo il 10% del PIL. Cioè gli Stati Uniti d'Europa possono partire con un 10% del PIL deciso dal governo federale europeo così ristretto, cerchietto nucleo duro, e il resto resta agli stati, alle regioni, alle province e quant'altro. Quindi non stiamo parlando di una rivoluzione, è chiaro che è una rivoluzione, ne sono consapevole, ma per chi? Per tutti coloro che i singoli stati dentro quelle voci di spesa ci sguazzano e hanno potere decisionale. Andate a raccontare a generali di tutta Europa, non solo quelli italiani, generali, ammiragli eccetera, che adesso c'è una difesa europea comune e si decide là. Ecco, questo è. Però ripeto, l'alternativa a questa utopia è il mondo che esplode, l'Europa che implode e l'Italia che torna 30-40 anni indietro sostanzialmente. Ci metteremo qualche anno, ma attenzione che questi processi sono molto, ma molto, ma molto più veloci
di quelli delle passate ere storiche. Le ere storiche passate duravano 500 anni, poi nel XX secolo una cinquantina d'anni tra la prima e la seconda guerra mondiale. E questa della globalizzazione è esplosa in tutta la sua potenza in 10 anni, in 20 anni, 5 anni, e poi gli effetti sono più veloci spostamenti. E infatti a Milano dissi all'amico direttore Alessio Falconio che sarei partito da Einstein, ma semplicemente perché Einstein ci ha insegnato che se la velocità aumenta lo spazio non si accorcia, si allarga. Tutti noi penseremmo che se aumento la velocità lo spazio diventa più piccolo, no? Diventa più grande. E questa è la globalizzazione. La velocità che accelera ma che deve allargare gli spazi. E il primo spazio che deve allargare è la mente di una classe dirigente consapevole che non faccia il follower dei tweet e dei social, ma faccia il leader serio. Perché purtroppo i leader che vediamo in giro sono follower. Nel senso che non sono leader perché lanciano le idee e guidano un po' l'opinione pubblica, ma prima leggono sui social quello che la gente vuole e poi vanno a dire da pseudo leader quello che la gente si vuole far sentire dire. E quindi sono follower. E questo è un nodo piuttosto importante anche dal punto di vista antropologico. Grazie. Grazie. Grazie al professor Mario Baldassarri, pensavo ascoltandolo che insomma, in questo salone così pieno, davvero l'immagine plastica del professore intanto si allontana per qualche minuto e di quello che sempre ha detto Pannella, no? Radio Radicale Università Popolare, questa insomma, è una splendida aula dell'Università Popolare, quella del Partito Radicale che in questi giorni sta vivendo il massimo impegno, il massimo sforzo per poter esserci anche il 1° gennaio, come dicevo prima, non sopravvivere ma vivere più che mai. Maurizio Turco è impegnato in questa battaglia, nel segno proprio anche delle cose che diceva Baldassarri, perché non è un caso che le dica qui, non è un caso che le dica su queste frequenze, non è un caso che abbia scelto, e lo ripeto, ne siamo onorati, proprio Radio Radicale, per farlo. Maurizio. Beh, ha scelto Radio Radicale anche perché Mario Baldassarri, Nordio, tutta una serie di lo stesso ambasciatore Giulio Terzi non hanno altre possibilità di far conoscere il proprio pensiero ai cittadini. Quindi Radio Radicale è quella istituzione che ancora consente un margine, per quanto ristretto rispetto alla platea di cittadini, di rispettare e far vivere il principio del conoscere per deliberare. Naturalmente non ho nulla da aggiungere alla perfezione dal mio punto di vista dell'intervento del professor Mario Baldassarri. Lo devo ringraziare perché, voglio dire, senza essersi messi d'accordo, il suo intervento è la prosecuzione nei termini di un ragionamento tecnico, ma anche nei termini del tentativo di laicizzare la difficoltà di un ragionamento tecnico, che è la prosecuzione delle lotte radicali, diciamo con altri mezzi, con i mezzi della sua conoscenza, della sua scienza, dei suoi studi. Si è allontanato, sarebbe quasi in contraddizione, si è allontanato un attimo perché deve fare un'intervistina, è un buon segno, beh, non lo so, deve fare un'intervistina di 3 minuti su una questione così complessa che è quella che ci ha qui illustrato, ma è una rarità, cioè è l'ennesima conferma della sua estromissione, direi in qualche modo, dalla vita pubblica, così come accade al Partito Radicale. Poi glielo chiederò, ma io ho questa impressione, diciamo, dalla sua relazione, che il costo del regime in termini economici oggi è cifrato in 100 miliardi di euro. Quei 100 miliardi di sprechi e costi inutili, definite ruberie, e gli altri che sono quelli parte della corruzione che si lega
al mancato pagamento delle tasse sostanzialmente e alla apparente incapacità dello Stato di riuscire a perseguire gli evasori. Io credo che tra i vari spunti di riflessione, sicuramente quello sulla geopolitica e sulla politica internazionale, che poi giustifica per altro modo gli Stati Uniti d'Europa, torna quello che era la proposta di Marco. Da una parte Israele nell'Unione Europea, l'ha citato, il Nord Africa con il Marocco, che già negli anni 70 aveva chiesto all'Unione Europea di avere un rapporto privilegiato, ma l'Unione Europea nemmeno gli rispose, per non parlare della Turchia. Cioè è uno scandalo planetario al quale sta cercando di rispondere in modo, come dire, non proprio soddisfacente Trump, ma sta cercando di dare una risposta. Costerà molte vite umane, immagino, tra i curdi, ma sta cercando di dare una risposta che è quella di non consegnare la Turchia, Erdogan e la Turchia a un asse russo-iraniano, diciamo così, con la previsione non del tutto peregrina di Erdogan, che voglia mettersi a capo di questo asse in quell'area geografica. Cioè l'Unione Europea è responsabile di essere riuscita a trasformare Erdogan, che si era candidato contro gli estremisti islamisti del suo partito, promettendo alla Turchia e ai turchi l'ingresso nell'Unione Europea, con oggi, a distanza di 30 anni, la fuoriuscita di fatto per il momento della Turchia dall'Unione Europea. E quindi l'apertura di un altro fronte, cioè io credo che sia pericolosissimo avere la Turchia come avversario, è pericolosissimo avere la Turchia come avversario, anche perché preme alle porte, alle frontiere dell'Unione Europea, mentre sarebbe tutto interesse dell'Unione Europea invece avere la Turchia tra i propri soci. E anche tutto il discorso sull'Africa, sono cose che abbiamo discusso, cioè forse noi ci siamo un po' stancati, perché le abbiamo incominciato a discutere alla fine degli anni 70. Cioè quando Marco Pannella lanciò la campagna contro lo sterminio per fame, la motivazione era quella di ridefinire il governo dell'economia internazionale, che prevedeva tra le cause dello sviluppo c'era un prezzo da pagare, che era quello di far morire delle persone per fame. Credo che, è vero, ci sono molti paesi che dal sottosviluppo sono passati ad essere paesi in via di sviluppo, ma il livello della povertà che aumenta, no? E che in qualche modo è paradossale dirlo, però è vero, il livello della povertà che aumenta in Europa e nell'Occidente, e della ricchezza che aumenta nei paesi ex sottosviluppati, in qualche modo avvicina questi parametri, e noi vediamo che, così come c'è l'incapacità di rispondere alle povertà nei paesi occidentali, c'è l'incapacità di rispondere al doveroso anche perché conveniente sviluppo dei paesi sottosviluppati. In tutto questo noi non è che siamo estranei, noi siamo i maestri. Io vedo il dibattito in corso, in particolare da parte delle opposizioni, perché è giustissimo il ragionamento fatto dal professor Baldassarri all'inizio rispetto a questa manovrina. Giustamente vi è ricordato, non è che è l'ultima delle manovrine, non è che ci siamo inventati le manovrine. Quello che fa un po' specie è che ci si accorga improvvisamente della grave ferita alla democrazia. I piagnucoli di queste ore
cercano di smontare, di cancellare in qualche modo quella che è stata l'analisi radicale, ma l'analisi del Partito Radicale fatta su dei fatti, su delle questioni concrete. Potremmo qui ricordare che i parlamentari radicali guidati da Marco Pannella hanno seguito dal nascere l'aumento esponenziale di quel debito pubblico. Difatti hai detto fino al 72 tutto bene, 71, dopo entrano in Parlamento, non per colpa loro aumenta il debito pubblico, però la prima attenzione è proprio all'aumento del debito pubblico, i baby pensionati e tutto il resto. Dicevo appunto, quei 100 miliardi che tu cifravi sono i 100 miliardi, almeno in minima parte, del costo di questo regime. Ci dovremmo poi aggiungere i miliardi che costa il mancato funzionamento della giustizia e tutto il resto. Cioè è un regime costoso questo, molto costoso, senza tenere conto di quello che costa alla vita delle persone. Noi alcuni anni fa facemmo un convegno il cui titolo era Tornare alla Costituzione. Io penso che oggi più di ieri sia necessario, altro che riforma. L'unica riforma della Costituzione è abolire le controriforme che sono state fatte alla Costituzione originale, dalla riforma che è stata fatta per evitare che vi fosse l'amnistia, come se fosse l'amnistia un provvedimento umanitario e non invece un provvedimento necessario alla vita della giustizia. Ieri ci veniva ricordato che durante il fascismo c'era un'amnistia proprio perché serviva al corretto funzionamento della giustizia. Non è un caso che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle lentezze delle procedure giudiziarie civili, penali e amministrative dell'Italia dice che in questo modo sin dalla metà degli anni Ottanta l'Italia mette in pericolo lo Stato di diritto. Ma la metà degli anni Ottanta è quando noi abbiamo promosso con il Partito Socialista di Craxi e il Partito Liberale, noi abbiamo promosso il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. E chi oggi piange, per la ferita alla democrazia, allora non ha detto nulla, da allora, non solo allora, non ha mai detto nulla sulla grave ferita alla democrazia, alla Costituzione, allo Stato di diritto che ha avuto l'aver... Ogni volta fino al referendum sull'acqua, che non era il nostro, fino al referendum sull'acqua, tradito la volontà popolare. Eppure quella scheda referendaria i costituenti l'avevano voluta come seconda scheda elettorale per correggere eventualmente provvedimenti che venivano presi da chi in quel momento stava governando. Oggi ci viene propinata come estensione di libertà il referendum propositivo. Noi siamo stati sempre contrari al referendum propositivo e lo siamo tuttora, perché specialmente con una Costituzione come questa, quindi con la scelta di aderire a un modello di democrazia rappresentativa, non è possibile tenere insieme il modello della democrazia rappresentativa e quello della democrazia diretta. Perché tenere insieme il modello della democrazia rappresentativa e di quella diretta vuol dire semplicemente distruggere la democrazia rappresentativa. Noi abbiamo degli esempi. Il fatto grave qual è? Che tutto quello che sta accadendo ci è stato raccontato. Questo governo non sta facendo uno scherzetto agli italiani. Hanno ragione a dire, lo abbiamo detto durante la campagna elettorale. C'è un piccolo particolare però, che durante la campagna elettorale su quelle proposizioni non c'è stato dibattito. Hanno parlato solo loro, perché chi gli dava la parola aveva interesse a parlare solo lui, non tenendo conto che l'interesse pubblico era quello del cittadino che doveva conoscere le diverse posizioni e le doveva tenere, come dire, doveva avere a diritto a quello che si chiama il dibattito. Noi oggi siamo nelle condizioni in cui siamo come Partito Radicale, che addirittura non riusciamo, abbiamo difficoltà a raggiungere 3.000 iscritti su 60 milioni di italiani, che è una cosa
che non tiene da nessun punto di vista. Cioè non è possibile che se i cittadini italiani fossero informati non ce ne sarebbero 3.000 che si iscrivono subito al Partito Radicale. Noi dal 4 settembre 2016 siamo scomparsi non solo dalla televisione pubblica, privata, dalle radio, dai mezzi a stampa, ma siamo oggetto di una campagna contraria che oggi trova la sua chiusura in quella che nelle prossime ore sarà sancita dalla legge di bilancio come la chiusura di Radio Radicale. Ma la chiusura di Radio Radicale non è un problema di Radio Radicale. Il problema grosso della chiusura di Radio Radicale è che non si è pensato di dare il servizio che fornisce Radio Radicale a un altro soggetto. L'obiettivo è cancellare quel servizio. E impedire che il professor Mario Baldassarri possa parlare. Perché in televisione non ti vediamo molto. Cioè a dire queste cose, tu non le puoi dire. Appena dette lo dicevo prima, 3 minuti al telefono, ecco. No, che non le puoi dire anche perché non ci sono dibattiti. Ciascuno va a parlare, va a dire le sue cose senza alcun confronto, senza alcuna possibilità davvero di poter capire di cosa stiamo parlando. Le tue analisi sono rivoluzionarie perché sono oggettive, perché sono basate su dei dati di fatto. Non sono tue idee, prendi dei numeri, li scomponi, li ricomponi e viene fuori un'analisi e soprattutto viene fuori una proposta politica. Perché il problema oggi è che siamo in assenza di proposte politiche, perché nessuno ha la visione storica. No? Tu giustamente quando ragioni almeno a 10 anni, vista la velocità che potrebbe significare 200 anni, no? Di 2 secoli fa. Oggi 200 anni di 2 secoli fa sono i 10 anni. Quando parlavi dell'Africa, di quello che può succedere, le proiezioni oggi ci dicono che nel 2050 la Nigeria avrà lo stesso numero di abitanti di tutti i paesi dell'Unione Europea. Cioè, è sostenibile continuare ad andare avanti con le attuali politiche, con l'attuale, direi, con le attuali istituzioni, perché se c'è un problema grosso nell'Unione Europea, che sull'Unione Europea è impedito il dibattito, perché quelli che piagnucolano oggi, l'unico modello che hanno da offrire è l'attuale Unione Europea, l'attuale Unione Europea intergovernativa, nella quale si ritrovano tutti i paesi degli stati membri un contro l'altro armato. Difatti l'unico modo per cercare di andare d'accordo è quello repressivo. È l'unico modo che hanno per andare d'accordo. È una corsa al ribasso, che c'è stata una finestra che giustamente hai ricordato, che è stata quella della Germania dell'Est che ha recuperato il gap, con Kohl che ha fatto il pazzo in Europa. Cioè voleva la riunificazione europea ed è riuscito a ottenerla perché eravamo in quel momento. Oggi non ci sarebbe riuscito, oggi non gliel'avrebbero consentito. Kohl disse una cosa molto importante a Francoforte in quegli anni e disse: capisco che voi economisti, ed io ero seduto in platea ovviamente, siate abbastanza contrari alla unificazione dei Länder dell'Est e dell'Ovest in Germania. Come economisti siete contrari al cambio del marco dell'Est col marco dell'Ovest 1-1, però io vi spiego una cosa semplice politica. Io lo devo fare adesso e subito, perché l'unificazione delle due Germanie mi serve per portare la Germania in Europa e non per germanizzare l'Europa. Quindi aveva questa visione. Ed è appunto un problema di visioni che noi col Partito Radicale cerchiamo di portare avanti. Io ricordo che siamo a 2916 iscritti e mancano quindi 84 per il raggiungimento dell'obiettivo dei 3.000. Per chi ci sta ascoltando
da Radio Radicale si può anche telefonare subito allo 06 689 79 215, quindi potersi iscrivere immediatamente. Voglio ringraziarti, voglio ringraziare il professor Mario Baldassarri non solo per questa occasione, ma anche perché quando l'abbiamo invitato a Milano ha preso il suo bel treno e poi se n'è tornato a casa e ci ha dato una grande lezione, che ci ha rifornito di ulteriori strumenti che rafforzano quella che è la nostra proposta politica. Eri assente, lo voglio ripetere, il lavoro che stai facendo è la prosecuzione di un lavoro che Marco aveva iniziato da tanto tempo e che tu stai rifornendo di intelligenza. L'intelligenza che ci fa comprendere ancora meglio l'importanza di quello che siamo e di quello che stiamo facendo. Davvero grazie a te. È la prima volta che ho potuto ascoltare una seduta del Parlamento negli anni 70, quindi parliamo di circa 40 anni fa, per cui avevo poco più di 30 anni, fate i conti, ecco, l'ho potuta ascoltare perché c'era Radio Radicale più o meno clandestina dentro il all'inizio almeno, certo. Dentro, che trasmetteva su delle frequenze che non era facile trovare, e in macchina stavamo con altri amici a cercare queste frequenze per sentire le sedute del Parlamento, altrimenti il cittadino normale non sapeva nulla di cosa avveniva dentro le Camere, Senato e Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, tanto per parlare di trasparenza. Quindi Radio Radicale è stato il primo strumento di grande trasparenza offerto alla collettività ed il primo grande servizio pubblico da questo punto di vista. È chiaro che tecnicamente poteva benissimo farlo anche la RAI. Non è un caso che all'epoca la spinta venne da Radio Radicale, poi hanno costruito sì, GR Parlamento e altre cose. Ma una nota sui talk show. Vedi, il problema è che una volta c'erano i talk show dove tutto sommato i conduttori coordinavano e facevano esprimere opinioni a confronto, valutazioni, magari anche con qualche cagnara alla fine, ma non era la cagnara l'oggetto del talk show. Oggi mi pare di capire che si sono rimasti gli show senza talk. Cioè, e non è un caso che, siccome gli italiani non sono cretini, stia cadendo pesantemente l'audience, perché francamente poi la gente prende la libertà del telecomando o i social o altre cose e ti danno questa enorme possibilità. Quindi attenzione a non confondere la presenza formale negli show con il contributo di elaborazione, di analisi, valutazione di idee. Certo, meglio sarebbe se tornassimo ai talk show, dove c'era il talk e meno lo show. Allora, se i nostri interlocutori sono d'accordo, potremmo anche prendere delle domande dai non pochi presenti, che naturalmente invitiamo a venire qui, perché con il microfono andate anche in onda sulla radio, altrimenti dalla radio si sente quello che si chiama il buio, anche se per una radio sembra un paradosso, il gergo lo stesso di quello televisivo. Allora, chi? Maria Laura Turco, vieni. Dammi un professore, siediti. Volevo rivolgere una domanda specifica al professor Baldassarri, diciamo un po' generica, però sull'IVA e la clausola di salvaguardia. Allora, con questa manovra finanziaria si è previsto di un regime, diciamo, forfettario semplificato per molti professionisti che non fatturano più di 65.000 euro l'anno, no? Nel frattempo però con le clausole di salvaguardia del governo Berlusconi si era previsto appunto che se si sforava il debito di una certa misura l'IVA sarebbe passata al 25%, proprio per, c'erano delle gradazioni annuali. Berlusconi le clausole di salvaguardia le aveva fissate con tagli di spesa. Tagli di spesa, ma c'era anche l'aumento. No, successivamente il governo Renzi quelle clausole di salvaguardia le ha trasformate in aumenti di IVA. Sì, giusto, giustissimo. Per verità storica. Sì, sbagliavo io infatti.
Allora, diciamo, nell'accordo che poi, allora, questo qui non potrebbe essere, diciamo, una fregatura, no? Che l'Italia con questa manovra vuole dare rispetto agli accordi presi con queste clausole di salvaguardia, perché chiaramente tutti i professionisti che fatturano meno di 65.000 euro l'anno porterebbero il gettito di IVA, perché è esente da IVA, cioè quando è il regime semplificato l'IVA non si paga, praticamente tu accetti di che nella tua fatturazione l'IVA non viene proprio prevista, cioè si prevede la cassa, assistenza e previdenza, ma non c'è IVA per quell'importo e neanche l'obbligo della fatturazione elettronica. Quindi praticamente si va a togliere tutto quel gettito e quindi poi l'importo globale dell'IVA che annualmente può recuperarsi si abbassa notevolmente. Ecco, questo qui per capire se poteva esserci anche. Sì, no, innanzitutto questo è un punto per capire, però purtroppo, come ho già detto prima, il testo di questa manovra ancora non l'abbiamo letto, quindi stiamo a quello che ci è stato raccontato nelle conferenze stampa, perché questo è un punto specifico da andare a valutare. Ora, è stato fatto un grande contrabbando in queste settimane, quando si è detto che la flat tax era l'aumento a 65.000 euro delle agevolazioni per i professionisti e le partite IVA. Ora, la flat tax non c'è in questa manovra, è un'altra roba. Poi uno può essere favorevole o contrario, però non c'è. Su questo specifico c'è un altro rischio, e cioè se io sono un professionista che l'anno scorso ha fatturato 80.000 euro, è lo stesso rischio che c'è per esempio col reddito di cittadinanza. Se io sono un lavoratore in nero a 800 euro e mi danno 780 di reddito di cittadinanza, forse sì, è il rischio che mi scoprano. Ma quant'è questo percentuale di rischio? Mi conviene lavorare in nero e prendere il reddito di cittadinanza, che tutto sommato sommando i due. Ora, nel caso delle partite IVA c'è anche questo rischio, e cioè che per avere quell'agevolazione io dico quest'anno ho lavorato un po' meno, il che vuol dire che ho fatto un po' più di nero. Ecco. Nello specifico invece del gettito delle clausole di salvaguardia, questo c'è già dentro, incide pochissimo, perché la clausola di salvaguardia prevede 23 miliardi di maggiore IVA nel 2020, 28 e 28 nel 2021 e nel 2022. Dentro questa cifra, che viene chiaramente dal fatto che l'aliquota passa da 22 a 25 e poi a 26 e 5, va bene? Il peso di queste partite IVA sotto i 65.000 euro è minimo, non è rilevante da quel punto di vista, quindi purtroppo la stima di gettito, se si facesse quell'aumento dell'IVA, più o meno è così. Tra l'altro il ritardo con cui la Ragioneria Generale dello Stato ha bollinato oggi all'1.35 la manovra, che non poteva andare al Senato perché mancava la bollinatura, penso, presuppongo che essendo il Ragioniere Generale dello Stato persona seria, per bene, capace e competente, Daniele Franco, ha dovuto rifarsi tutti i conti, perché quella che è venuta fuori dall'accordo con la Commissione è un'altra cosa, e allora la Ragioneria ha il dovere di rivedere tutti i conti prima di bollinare. Un ulteriore appunto, ma l'Ufficio parlamentare di bilancio, che aveva espresso il suo giudizio sulla precedente versione della manovra e non l'aveva, diciamo, convalidata, va bene, ma non dovrebbe, non era nel diritto dovere di vedere questa di manovra? Sì, ho capito, ma se quella viene presentata all'1:30 e alle 2 c'è il Senato convocato in aula e poi c'è la Commissione e stanotte si vota la fiducia, è chiaro. Quindi anche questo dal punto di vista delle istituzioni, ci abbiamo messo 40 anni e 50 anni con Nino Andreatta per poter dire che occorreva una istituzione indipendente come il Congressional Budget Office americano, che desse al Parlamento le informazioni su ogni provvedimento di legge, quanto costa, che effetti fa, eccetera. Ci abbiamo messo 40 anni per averlo, 3 anni fa, l'UPB, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, che ha fatto subito un po' il suo dovere, quello che deve fare, e già l'abbiamo esautorato di fatto,
in questo passaggio. Chiaro che l'opposizione lo chiede, il problema è che quelli dicono no e finisce la partita. Sì. Maurizio Dutto. No, no, ma come esempio, che per tornare anche all'attualità, giustamente viene ricordato l'ufficio parlamentare di bilancio, che ormai non ha più senso. Ma io continuo a ricordarlo perché lo ritengo ha senso lui se potesse essere riconosciuto. Se tutto viene fatto in 6 ore, dalla certo. presentazione della cosa no, alla fiducia, la forma è sostanza. Appunto. No, ma rispetto appunto a chi voglio tornare sull'attualità, ma ritornando anche su quello che ha detto il professor Baldassarri adesso, chi oggi piange per la ferita della democrazia è stato zitto quando è stata, per esempio, approvata la legge elettorale del Porcellum. Io continuo a ripeterlo, ma perché è un dato di fatto al quale si continua ad avere come risposta il silenzio. Noi abbiamo avuto l'ufficio... anche è successo, ma sul Porcellum è più grave, perché aveva passato il vaglio di costituzionalità di Camera, Senato e Presidenza della Repubblica. Siamo andati a votare 3 volte col Porcellum per poi sapere che era anticostituzionale. Siccome durante l'approvazione del Porcellum sia alla Camera che al Senato erano state proposte delle eccezioni di costituzionalità, i funzionari parlamentari della Camera, del Senato e i funzionari della Presidenza della Repubblica, su quale basi scientifiche, avevano espresso il loro parere di costituzionalità? Su quali basi avevano detto che era costituzionale quando dopo ci sono voluti appunto oltre 10 anni la Corte Costituzionale ha potuto emettere il suo parere che era di incostituzionalità? Poi giustamente era successo di nuovo con l'Italicum. Qui c'è un problema serio di degrado delle nostre istituzioni che non è iniziato ieri al Senato. No, ma se posso aggiungere, forse ricorderete tutti che quando la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale il Porcellum, automaticamente era incostituzionale quel Parlamento. Era stato eletto con una legge non costituzionale e dovettero fare un'arrampicata sugli specchi per dire che sì, quello lì era incostituzionale, però questo Parlamento eletto con una legge non costituzionale rimaneva comunque autorevolmente in carica e giuridicamente poteva rimanere fino alla nuova legge elettorale. Cioè quella era proprio un'arrampicata sugli specchi al quarto o quinto grado, tipo l'Everest, insomma. Altre domande? Prego. Se prendiamo una seduta lì. Ferdinando Mac, volevo rivolgere una domanda al professore guardando un fatto gravissimo che è passato sotteso in questi giorni dai soliti media che nascondono i problemi. È stata mandata deserta dal Tesoro l'ultima asta di buoni del Tesoro. È stata mandata deserta, primo perché il fabbisogno dell'anno corrente era già esaudito, secondo perché temevano che i tassi si impennassero. In gennaio non potrà andare deserta la prossima asta. In particolare, nel primo trimestre del 2019 devono essere collocati 86 miliardi di euro in scadenza, 350 nell'intero anno prossimo. Quello che successe a Monti fu una cosa che Monti, per carità di patria, non ha raccontato. Quando si insediò il suo governo, arrivò a 9 giorni dall'asta che non c'erano prenotazioni per l'asta imminente. Solo l'ausilio di un operatore italiano che lavora a Londra, che con la sua piccola unità operativa prenotò 2 miliardi di scadenza, uno sforzo immane per lui che era piccolo,
che poi fu seguito dalle 9 banche internazionali che hanno accesso a queste aste, prenotandosi prima a parole, al telefono, con il funzionario o la funzionaria allora incaricata dell'asta, questo fa prevedere che in gennaio avremo il crollo delle offerte, perché diranno che offriranno il pro quota di gennaio a tassi molto più elevati di quelli correnti di questo fine dicembre. Quindi è estremamente prevedibile che nel mese di gennaio vedremo il crollo dei prezzi delle aste, delle varie scadenze sui BTP e sui BOT. Alla luce di questo è altrettanto prevedibile che il combinato disposto della diminuzione del PIL accertato il 31 dicembre pomeriggio, e il prezzo dello spread si fa il 31 dicembre mattina, la procedura di infrazione che potrebbe partire il 21 di gennaio, combinato con l'asta dei BOT, che non è che, non, che vada deserta, andrà esaudita pro quota a tassi molto più alti, quindi l'asta si lega con la procedura di infrazione e innesca il meccanismo della procedura di infrazione. Quindi possiamo prevedere, con un po' di pessimismo, ma non è il nostro modo di pensare e di lavorare, possiamo prevedere che a fine gennaio avremo il crollo della credibilità del debito italiano. Alla luce di questo, mi richiamo al velato ottimismo del professore di questo tavolo di Radio Radicale, del Partito Radicale, che è fatto da persone ottimiste, che diffondono cultura attraverso la radio, che ascolto da molti anni e che, di cui faccio propaganda verso le persone. Ho fatto male a non farle iscrivere, adesso le farò iscrivere. Ho detto a tantissime persone, anche relativamente rilevanti del sistema paese, alla mattina tra le 6:30 o tra le 7 e le 9, quando sono in casa tra i lavaggi e il breakfast e la colazione, di tenere l'orecchio aperto. Si fanno due cose insieme e si parte con la giornata essendo perlomeno informati di ciò che succede in Italia e soprattutto nel mondo. Così fanno cultura e così sono rimasto acculturato in questi anni di ibernazione un po' per tutti e di impotenza che ci pervade a tutti. Oggi vogliamo liberarci della nostra impotenza. Ebbi la fortuna di conoscere Marco una sola volta, presentatomi dall'onorevole Craxi, e l'ho sempre seguito, anche negli errori, perché tutti facciamo errori. Quindi penso che già a fine gennaio possiamo far partire un'iniziativa per gli Stati Uniti d'Europa per far vincere alle prossime europee un movimento che si chiami letteralmente Stati Uniti d'Europa, spazzando via, unendo, tanto per cominciare, le nostre sigle in casa nostra, Partito Radicale, Più Europa, Radio Radicale, e tutti quelli che guardano ai sacrifici di tanti radicali, anche di una persona che nell'ultimo periodo si è un po' distaccata da Marco e che ha fatto un discorso encomiabile in Parlamento l'altro giorno. Uniamo le nostre forze, quelle di casa nostra, poi presentiamoci agli altri subito già in febbraio, uniamole tutte e vinciamo elettoralmente le prossime elezioni europee. Solo così passeremo nei media. Grazie Ferdinando Mac, grazie per quello che ha detto, per quanto mi riguarda, sulla radio, davvero onorato. Noi continueremo a farlo finché ci sarà concesso di farlo. E non so se vogliamo prendere una domanda alla volta, forse dal punto di vista del metodo. Esatto, no, perché vedo anche altre domande. Però una piccola precisazione. Ha ragione a dire che siamo ottimisti, va bene? Però già basta questo nostro ottimismo per dire qual è la conseguenza. Attenzione, io è un po' a rovescio il gioco, cioè se siamo ottimisti, come il vecchio film di Benigni, se tutto va bene siamo rovinati, questa è la sostanza. Perché? Perché quello che ha appena detto Ferdinando Mac è esattamente la verità, la realtà.
Cioè l'anno prossimo comunque scadono 350 miliardi di titoli nell'arco dell'anno, che cominciano a gennaio, poi ci saranno varie tranche eccetera. Con questa prospettiva, con questo quadro economico, con un'economia in rallentamento e con la possibilità che quella che non è partita adesso come procedura di infrazione europea può partire a gennaio, febbraio, man mano che... E non a caso ci hanno chiesto i 3 miliardi di clausole di salvaguardia sulla spesa, che è piccola cosa per il 2019. Ma come sempre avviene, attenzione, io faccio sempre l'esempio delle valanghe. Allora, se si forma una... delle valanghe, se si forma una pallina di neve in montagna e la si lascia scorrere lungo il pendio della montagna, per quando arriva al villaggio, distrugge il villaggio. Se quella pallina di neve gli dai un calcetto su in alto dalla montagna e la frantumi, eviti una valanga. E questo è il ragionamento. Allora, attenzione, la valanga se arriva al paese è tale ed è distruttiva. Io cerco di capire qual è la pallina di neve in cima alla montagna, in questo senso sono ottimista. Il problema è qual è quel piedino capace politicamente di dare un calcetto a quella pallina di neve? Ecco, la mia analisi è quella di prima, e cioè ci sono 150 miliardi dentro il bilancio pubblico prima di pensare a deficit a debito, ma perché non utilizziamo e non utilizzate quei soldi lì? Per rimettere l'economia italiana su una fase di crescita, prosperità e quant'altro. Il perché politico è esattamente quello che ha appena detto Maurizio, è che dentro quelle decine e decine di miliardi di risorse c'è, come si dice, la biada per tenere incollate le tante corporazioni, consorterie, trasversali, perché governo di centrodestra, governo di centrosinistra, governo tech, questa roba qui è rimasta intonsa e, come ho già detto e lo ripeto, è scritta a bilancio da qui fino al 2021, quei numeri sono già predisposti. Allora si possono anche inasprire tutte le pene previste per la corruzione, il malaffare e quant'altro. Ma se tu inasprisci le pene e contemporaneamente dici guardate che quei 50 miliardi sono, sono a vostra disposizione nel bilancio anche nei prossimi 3 anni, e allora l'inasprimento delle pene non fa che aumentare la percentuale delle tangenti, perché è un po' più rischioso. Ma se invece chiudi il rubinetto, cioè dici in quelle 3 voci di spesa no, quei miliardi non ci sono più, punto. E dopodiché farai pure l'inasprimento delle pene, eccetera. Ma se continuiamo a lasciare il rubinetto aperto della spesa e pensiamo di risolvere inasprendo le pene, francamente diventa da irresponsabili o comunque da responsabili molto furbacchioni. Ecco, perché da una faccia faccio vedere la faccia cattiva dell'inasprimento delle pene, però gli faccio l'occhiolo e dico guarda che comunque i soldi là ce li lascio lo stesso. Quindi vedete voi, state un po' più attenti, francamente. Ma questa storia va avanti, ripeto, da 25 anni. I numeri che ho messo in fila in 25 anni di bilancio pubblico in Italia, ho messo in fila, esprimono, gridano queste cose. I numeri, non il sottoscritto, i numeri dicono questo. E il perché politico, a mio parere, è quello che ho appena detto, cioè che c'hai 5 milioni di persone che ci campano contro 55 milioni che sono gli altri italiani. La politica finora ha scelto sul piatto della bilancia quei 5 milioni di persone a condizione di schiacciare gli altri 55, e l'effetto è la borghesia che scivola verso la povertà sostanzialmente. C'era un'altra domanda? Vieni, vieni. Anzi, no, forse c'era prima lui, vabbè. Uno l'altro, dai. La tua è breve, va bene, ci fidiamo. Buonasera, sono Pasqualino Del Grosso, un iscritto da abbastanza tempo. La ringrazio, professore, per la relazione che per me, ignorante in economia come sono, è stata anche un'ottima lezione. Ma c'è un punto su cui volevo chiedere un chiarimento. Quando lei ha parlato delle due cifre principali del bilancio, cioè le uscite, mi pare che abbia parlato di 850
miliardi, e le entrate tributarie un po' di meno. 800. No, le entrate totali, certo. Le entrate tributarie? Anche le extra tributarie. Ecco, no, perché arrivo subito alla domanda. Non so se a causa della mia ignoranza, io sapevo che in Italia ci fosse l'avanzo primario, cosiddetto. Un'altra stupidaggine, adesso io la spiego. Allora, però spero di non essere troppo stupido io. Ecco appunto, diciamo, avendo visto questa discrasia nelle due cifre, mi sono chiesto, ma forse non ho ben chiaro il concetto dell'avanzo primario oppure mi sfugge qualche grandezza economica. Grazie. No, allora, il totale della spesa pubblica quest'anno è 850 miliardi, il totale delle entrate pubbliche è attorno a 800 miliardi, dati ufficiali li leggete nel DEF del Ministero, quindi il totale. Poi vi raccontano che per esempio la pressione fiscale, quindi tributi e contributi, è il 42% del PIL. Sì, ma il totale delle entrate è il 48% del PIL. Perché? Perché c'è un altro 5% che si chiama entrate extratributarie, che sono comunque soldi che escono dalle tasche delle famiglie e delle imprese e entrano nel bilancio dello Stato. Per cui quello che a mio parere conta, oltre alla pressione fiscale, è quanto lo Stato succhia di risorse e quante ne rimette con la spesa. L'avanzo primario è una entità puramente finanziaria e puramente statica, che fu inventata al momento di varare Maastricht, la moneta unica, eccetera, dal punto di vista dei creditori, cioè chi presta soldi vuole sapere se tu hai abbastanza risorse per coprire il totale della spesa col totale delle entrate meno gli interessi. Quindi l'avanzo primario dice semplicemente, se per esempio è l'1% del PIL o il 2% del PIL, dice che pagate tutte le spese, t'avanza un 2% con il quale paghi gli interessi, ma se gli interessi sono il 5% del PIL, tu ci paghi una parte di interessi e quindi ti devi reindebitare per differenza del 3% per coprire le spese per interessi, non per restituire il capitale che tanto non lo ridai mai. Questo è l'avanzo primario. Ora, il problema è che questa cosa che il mio maestro Robert Solow mi ha spiegato 45 anni fa dicendo lui è una stupidaggine, perché? Perché noi valutavamo l'economia reale, cioè i modelli di crescita reale dell'economia. L'effetto del bilancio pubblico sull'economia reale è dovuto dal livello della spesa, dalla composizione della spesa, se è spesa per stipendi, salari, pensioni o per investimenti, dal totale delle tasse, delle entrate e dalla composizione delle entrate. Le tasse sono sul lavoro, sulla produzione o sulle rendite o sui patrimoni. Se cambio queste composizioni e questi livelli, cambia radicalmente l'effetto del bilancio pubblico sull'economia, indipendentemente anche da deficit e debito e quindi da avanzo primario. È quello che ho accennato prima. Il creditore vuole solo sapere se gli ripago almeno gli interessi sul debito e quindi sul credito che mi ha fatto. Questo è l'avanzo primario, che tra l'altro se gli interessi sono al 5% del PIL, tu devi avere un avanzo primario del 5% del PIL per garantirgli che comunque gli interessi gli ripaghi. Se stai sotto non gli paghi manco quelli, ecco. Okay? Ma è statico come concetto, aritmetico e statico. Perché? Perché tutto dipende da quello che è l'effetto sulla crescita. Allora, se io ho un avanzo primario al 5% che mi copre la spesa per interessi, il creditore non è garantito. Perché? Perché se io per fare quell'avanzo primario vado a meno 2 di crescita reale, nell'arco di 3-4 anni io mi mangio quell'avanzo primario e a lui gli interessi non li ripago più. Quindi questo è il punto. Io feci una battaglia quando metà degli anni 90 tirarono fuori questo concetto in Europa e Ciampi e Padoa-Schioppa in quell'epoca dovettero in qualche modo acconsentire anche loro a questo indicatore dell'avanzo primario, fece una battaglia insieme a Franco Modigliani, forse qualcuno se lo ricorda, per far capire che guardate, l'avanzo primario è un parametro che non sta né in cielo né in terra, dovete mettere l'avanzo corrente della spesa pubblica, cioè le tasse devono coprire la spesa corrente. Il deficit
è solo per investimenti, perché puoi fare deficit e debito, ma se tu fai investimenti, perché gli investimenti hanno un effetto su 30-40 anni e anche in termini intergenerazionali è giusto che sia così, perché una parte di quegli investimenti li paga la generazione oggi, ma una parte deve pagarla anche le generazioni future che usufruiranno di quella struttura migliore, più moderna, più avanzata, data dagli investimenti. Quindi purtroppo è uno dei peccati originali, diciamo, della costruzione del Trattato di Maastricht e quindi della costruzione europea, la non distinzione fra spesa corrente e investimenti e la sostituzione con un parametro finanziario, puramente finanziario e statico, che è l'avanzo primario. Se ci sono altre domande per il professor Baldassarri, sentiamo. Sì, grazie, sono Fabrizio Fabi, approfitto della presenza del professor Baldassarri sia per oggi sia per le sue eccellenti trasmissioni che ci fornisce, e quindi grazie veramente. E vorrei tornare al tema europeo, un pochino complessivamente inteso, intanto per unirmi all'appello per parlare decisamente senza infingimenti di Stati Uniti d'Europa. Direi che il professor Baldassarri ce l'ha spiegato ampiamente e non credo che qui si possano avere veramente dubbi. Si fanno molte difficoltà, no? Perché ci sono i problemi della lingua, non ci si fida, poi c'è il discorso che molti fanno che tradizionalmente la solidarietà si è sempre esplicata all'interno dello Stato nazionale, infatti si criticano, no, gli Stati Uniti, perché dice gli Stati Uniti sono un finto Stato federale perché non c'è abbastanza solidarietà. Vabbè, discorso. Arrivo anche alla domanda. Ultima considerazione, appunto, a mio parere il fatto economico è basilare, ma chiaramente non è nemmeno quello centrale, perché è chiaro, le convenienze economiche sappiamo oggi ci sono, domani cambiano, la tecnologia cambia, l'organizzazione, quindi così come un accordo economico puramente si facesse oggi sarebbe sempre precario, solo una base di diritto, di diritti fondamentali umani può essere un fatto che unisce le persone. Arrivo finalmente alla domanda, e cioè io ho questa sensazione, dell'Europa, della burocrazia europea, discorsi di questo genere, si dice ma in fondo sono quattro gatti lì a Bruxelles, no? Sono meno del comune di Roma. Ecco, la mia sensazione, e questo veramente avrei piacere di sentire il professore, è che viceversa noi viviamo in uno stato di appunto confederazione delle burocrazie nazionali in ambito europeo, cioè un caso tipico è quello della burocrazia bancaria, no? Che cioè, esiste un'autorità bancaria europea che è l'EBA, esistono poi la Banca Centrale e la Vigilanza Europea, però esistono ancora le autorità bancarie e finanziarie nazionali, le quali hanno la loro autonomia e si fanno schermo e diciamo sono alleate sostanzialmente fra di loro, non si fanno nessuna concorrenza reciproca come se la fanno viceversa gli stessi stati e le imprese, le burocrazie non se la fanno e si fanno schermo di normative europee che loro stesse concordano e trattano a livello brussellese. Quindi io vedo una pericolosa mega burocrazia europea che è fatta della confederazione delle alleanze delle singole burocrazie nazionali. Per questo, diciamo, ovviamente il grande pubblico non può avere, che non ha dettagli tecnici e conoscenze, non può arrivare a percepire una cosa del genere. In più i vari demagoghi che girano attaccano drasticamente direttamente l'Europa e quindi si fa di tutto un erbo un fascio, però l'antieuropeismo diffuso in particolare nel nostro paese a mio giudizio deriva piuttosto non tanto da un astio verso una burocrazia europea come tale relativamente ridotta, quanto dalla comprensione che insomma è tutta una congrega ed è fatta dei burocrati nazionali e non. Ecco, vorrei un commento del professore su questo. Grazie molte.
Beh, ha sintetizzato il modo in cui funziona un'Europa intergovernativa, che è quella che abbiamo. Un'Europa intergovernativa ha, diciamo, manda nella burocrazia europea i suoi emissari e quindi si forma questa crosta di euroburocrazia che è l'emanazione delle singole burocrazie nazionali. È ovvio che poi è facile che ci sia connivenza a quel livello per stabilire le direttive europee, cioè sostanzialmente per dare le decisioni poi da far rispettare agli stati nazionali, questo è indubbio. Però attenzione, io ho cominciato più di 20 anni fa, come ricordavo prima, a criticare i pilastri della costruzione europea, ma li criticavo e li critico ancora oggi da europeista e ho anche qui al Partito Radicale e anche alla radio molte volte illustrato un'altra analisi che si chiama il costo dell'Europa che c'è, il costo dell'Europa che non c'è, le radici europee della crisi europea, perché anche qui la crisi europea di questi anni non è venuta da fuori, l'abbiamo costruita da dentro l'Europa. Con il super euro di Trichet che aumentava i tassi di interesse quando l'America li riduceva e l'euro andò a 1,60, dal 2002 al 2016 abbiamo perso in Europa, nell'area euro, 10% di PIL, 15 milioni di disoccupati in più, che non dipendono dalla crisi mondiale, dipendono dalle nostre scelte sbagliate, fortunatamente corrette da Mario Draghi negli ultimi anni. Con Maastricht che non distingue tra spesa corrente e investimenti abbiamo perso un altro 5% di PIL. Quindi l'Europa che c'è intergovernativa con quella crosta burocratica in termini di politiche economiche europee, monetaria e vincoli sul bilancio ci ha fatto perdere il 15% di PIL e 20 milioni di disoccupati in più. Senza quelle avremmo risolto tutto? No, certamente. Ma sicuramente la crisi non sarebbe durata in Europa 11 anni, perché noi ci abbiamo messo 11 anni per ritornare come Europa, come area euro, al livello di PIL precedente, invece che 2 anni come ci ha messo gli Stati Uniti. Non parlo della Cina perché la crisi in Cina non si è mai vista. La crisi in Cina significa passare dal 10% di crescita all'anno all'8% e al 6% di crescita all'anno, però. Ecco. Quindi questo è il dato di fondo. Allora però, in tutti questi anni e decenni, la mia critica ai pilastri della costruzione europea, lo statuto della BCE e il trattato di Maastricht, non era per sfasciare l'Europa che c'è, che come ho detto in tempi non sospetti non mi piace ed era sbagliata, ma è per costruire l'Europa che non c'è. Cioè la differenza tra i sovranisti nazionali o i populisti è tutta qui, non sta tanto nelle critiche alla costruzione europea, ma nell'uso. Le critiche alla costruzione europea a me servono, per essere chiari, per proporre gli Stati Uniti d'Europa. Dall'altra parte mi pare di capire che quelle critiche, che possono essere anche simili alle mie, va bene? Vengono utilizzate per distruggere l'Europa che c'è, punto e basta. E non è una differenza da poco, perché se vogliamo costruire gli Stati Uniti d'Europa dobbiamo anche capire quali sono le radici degli errori fatti nel processo di integrazione europea dell'Europa che c'è, perché è quello che dobbiamo correggere e fare il salto in alto verso gli Stati Uniti d'Europa. Allora a quel punto la burocrazia non sarà più la burocrazia intergovernativa connivente che si mette d'accordo, io do una raccolta di vongole a te e tu mi dai le aringhe a me nel Mar del Nord, perché di questo si tratta poi alla fine. E sicuramente non può più essere quella burocrazia che mi dice la lunghezza delle zucchine e non decide poi a livello intergovernativo come gestire i flussi migratori o come avere una politica per l'Africa che riduca i flussi migratori. Dopodiché lo slogan aiutiamoli a casa loro, come avete visto, l'ha tirato fuori prima Salvini, siamo arrivati a Renzi che l'ha preso.
Ma che significa aiutiamoli a casa loro? Significa nulla, assolutamente nulla. Se tu domani apri una conferenza di tutti i paesi con l'obiettivo di fare l'area di libero scambio e cooperazione allo sviluppo Europa-Africa, fai un'altra roba, è AFTA, fai un'altra cosa, il cerchio largo dell'Europa. Allora non occorre dire aiutiamoli a casa loro, no, mettiamoci seduti al tavolo, vediamo quali sono le risorse che hanno loro, le risorse che abbiamo noi, in che modo possiamo avere un progetto comune di crescita per entrambi, e dopodiché hai dato un tentativo di risposta non solo all'Africa, ma ai tuoi cittadini europei, che ovviamente, giustamente, spesso sono spaventati dai flussi migratori poco controllati. È chiaro che dopo anni e anni e anni la reazione diventa di pancia, non più di testa, diventa di pancia, e quindi il risultato elettorale del 4 marzo è quella reazione di pancia. Ma poi che costruiamo? Perché qualcuno ha anche detto nelle ultime settimane e mesi: ma hanno vinto le elezioni, è bene che vadano al governo. Totalmente d'accordo. Però, primo, sono al governo due forze che hanno due programmi poco compatibili e che hanno tentato di renderli compatibili tutti e due spuntando deficit e debito. Poi, quando è arrivato qualcuno che gli ha fatto capire che forse non era proprio il caso, si sono ridimensionati e viene fuori quella manovrina di cui abbiamo parlato prima e di cui stanno ancora discutendo in Senato. Voglio dire, forse passa stanotte e quant'altro. Ma, ripeto, è una manovrina di per sé, con quei trucchi delle clausole di salvaguardia, dello slittamento dell'entrata in vigore dei provvedimenti ad aprile. Guardate, nel 1979, da giovane economista, ero consigliere economico a Palazzo Chigi, giovanissimo quindi, del Presidente del Consiglio Cossiga, e si fece una grande riunione del governo con tutti i sindacati. I sindacati, Lama in testa, quindi parlo anche di personaggi di spessore nella storia del paese, chiesero il raddoppio degli assegni familiari. Cossiga si girò, perché loro erano seduti al tavolo, il giovane economista era con una sedia dietro il Presidente del Consiglio all'epoca, si girò e mi disse: Baldassà, ma quanto ci costa se raddoppiamo? Aspetti Presidente, adesso ti ho preso la relazione generale sulla situazione economica del paese, dove ci sono tutti i numeri. Guardi, l'anno scorso sono costati 3.500 miliardi di lire gli assegni familiari, dato ufficiale. Se li raddoppia costa altri 3.500 miliardi di lire. Lui prese il numero, lo disse al tavolo e per 3 minuti, silenzio di tomba, uno che si guardava con l'altro esterrefatti, perché tutti si rendevano conto che era un impatto sulla finanza pubblica, 3.500 miliardi dell'epoca nel 1979, molto forte. Sapete quale fu la soluzione? Che fu trovata sempre a luna di notte, dopo aver fumato varie cose, eccetera. Allora la decisione, potete andarla a verificare, è scritto, voglio dire, fu una legge. La decisione fu quella di dire: allora, gli assegni familiari aumentano del 50% a partire dal 1 luglio dell'anno prossimo e di un altro 50% a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Quindi l'effetto sull'anno in corso era 700 miliardi. Tutti contenti e si è risolto il problema. Ovviamente dal 1 gennaio dell'anno successivo costavano 3.500 miliardi in più, ma intanto... Cioè il giochetto di far slittare i provvedimenti da un mese all'altro per dire che costa meno, la Prima Repubblica, ma era molto più maestra, ma era molto, ma molto più maestra, e non a caso poi ci siamo trovati in debito che ci troviamo, voglio dire. Cioè continuo a dire, qui non c'è nessun cambiamento purtroppo. E allora se gli italiani hanno votato il 4 marzo per il cambiamento, cambiamento rispetto al quale io sono d'accordo, e ho detto però quale deve essere il cambiamento, e sappiano che qui non c'è nessun cambiamento, c'è un galleggiamento da un'elezione all'altra, in questo caso un galleggiamento che si spera duri fino a maggio dell'anno prossimo per le elezioni europee, con il caveat o comunque con la postilla di Ferdinando Mac, che ci dice, essendo meno ottimista di me,
Cioè, attenzione che qui tra gennaio e febbraio l'andamento delle aste, le nuove scadenze per l'eventuale ripresa di una procedura di infrazione, quel rischio non è zero, anzi è un rischio piuttosto consistente. C'è un particolare però, professore, che tra coloro che sono per l'Europa così come la conosciamo, questa è una citazione, e i sovranisti sono alleati. Ah, ecco. Sono okay, assolutamente basta. Alleati perfetti, non so se sono consapevoli, ma sono assolutamente alleati perfetti. C'è nessuno chi di loro difende propone... l'Europa che c'è e chi vuole smontare l'Europa che c'è sono assolutamente alleati. Perfetto. Se non ci sono altre domande, Mariano Giustino, il nostro Mariano Giustino. Che... Grazie. Mariano. Grazie al professore. Lei prima ha fatto cenno ai talk show. Questa cosa mi dà lo spunto per fare una breve osservazione, poi le faccio una domanda sulle organizzazioni internazionali. Ha detto che giustamente i talk show stanno diminuendo il loro ascolto, che si sono appiattiti, sì, esatto, ed è quello che io osservo da tempo in Turchia, per esempio, perché anzi ci vedo una analogia molto forte su questa, perché i talk show, a me da quando io frequento la Turchia, la prima volta che ci sono andato, circa 10 anni fa, ho visto un graduale appiattimento. In Turchia siamo più avanti, ovviamente, molto più avanti, però un graduale appiattimento e un crollo degli ascolti anche con la chiusura di alcuni format, eccetera, e col trasferimento dello share, l'aumento dello share molto forte sui programmi di intrattenimento, sulle telenovele, le soap opera, che su tutti i programmi turchi ce ne sono praticamente... dalla mattina alla sera, anche la notte, a tutte le ore. E questa è un'osservazione che volevo fare. Quindi, secondo me, l'Italia si sta avvicinando a questo modello qui. Quindi, quando lei ha fatto questa osservazione, a me è venuto in mente dire, ma secondo me è una cosa anche studiata, cioè proprio quello che si vuole. Si vuole man mano fare in modo che vi sia sempre più un appiattimento fino a un crollo degli ascolti e trasferire l'ascolto sui programmi di intrattenimento, su altri giochi, eccetera, eccetera, e questo per poter meglio controllare l'opinione pubblica e il consenso. La domanda che le volevo fare invece era per quanto riguarda le organizzazioni internazionali. Ha fatto riferimento alle istituzioni globali economiche, al G8, alla necessità di riformare il G8, di vedere la formula, cioè, sì, il G20, la cooperazione di Shanghai, il WTO, eccetera. C'è anche un'istituzione importante, politica importantissima, che è l'ONU, per esempio, e anche qui, ovviamente, come sappiamo, andrebbero riviste tante cose, andrebbe riformate. Ecco, le volevo chiedere un suo parere su questo. Erdogan parla spesso, come un mantra ripete, che il mondo è più grande di 5. Ecco, su questo cosa pensa, su questo punto che pone in tutte le assise internazionali il presidente turco? Allora, approfitto, grazie Giustino per questo ragionamento, domanda. Approfitto per dire quello che mi era venuto in mente poco fa quando parlava Maurizio Turco. Attenzione che non a caso Giustino è in Turchia da 10 anni, no? Circa. Va bene. È il momento in cui nei precedenti anni sembrava che ci fosse un processo della Turchia per entrare in Europa, è cominciato il processo per tenerla fuori, sostanzialmente. Allora l'Europa sta facendo esattamente, in condizioni storiche diverse, geopolitiche diverse, ma lo stesso errore che fecero gli americani col primo Fidel Castro.
la rivoluzione di Fidel Castro era una rivoluzione popolare contro il regime di Batista, sostenuto dai cubani dell'isola, ma anche dai governi americani. Fidel Castro non era nata come una rivoluzione comunista, va bene? Fu costretto di fatto, in un certo senso, a diventare una rivoluzione comunista perché l'America aveva l'embargo, le cose, eccetera, e lui, guardando il mondo, c'era solo l'Unione Sovietica all'epoca e poi la crisi dei missili, tutto. Ma l'errore strategico fu quello degli americani di difendere fino in fondo Batista quando era totalmente indifendibile. L'Europa, con la Turchia, sta rischiando di fare la stessa cosa, perché tenere la Turchia fuori dall'Europa significa ineluttabilmente spingerla all'alleanza con la Russia. Ora, io non ho niente contro la Russia di Putin, che dovrebbe essere coinvolta ovviamente nel nuovo G8, come ho già detto, eccetera. Però dal punto di vista geopolitico e strategico l'Europa perde un alleato importante, può perdere un alleato importante, c'è di mezzo anche la NATO, ma non solo, è come quando una squadra italiana vende un grande campione ad un'altra squadra italiana, la Juventus non lo fa mai, giustamente. Le altre squadre sì, perché perdi tu il campione e lo dai a quell'altra squadra con la quale devi fare la partita. E qui è lo stesso, cioè l'Europa perde in prospettiva un'alleanza con la Turchia e in più rischia di dover spingere in un certo senso la Turchia ad avere un'alleanza con la Russia, lo si è visto nel caso della Siria. Non a caso, attenzione, Giustino lo sa sicuramente, ma in questi giorni la Turchia ha annunciato che compra gli armamenti dalla Russia. Quindi, la Turchia vuole gli armamenti della Russia. L'elemento importante che va a valorare quello che lei diceva è che Trump ha deciso di dare i Patriot, i nuovi Patriot, ad Ankara, nonostante la Turchia non abbia rinunciato all'opzione degli S-400, però rassicurandolo sul fatto che gli S-400 li prende e se li tiene, diciamo, come riserva, utilizzando i Patriot. Questo è un nuovo cambio di strategia che fa che Trump, diciamo, sta cercando di portare avanti proprio per non perdere la Turchia. Sì, ma proprio in quegli anni, negli anni precedenti, l'idea che abbiamo discusso tante volte, ma che Marco Pannella aveva diffuso, era proprio l'idea di allargare l'Unione Europea, quello che io chiamo oggi patto di trattato di libero scambio, cooperazione e sviluppo, dal Marocco fino alla Turchia, tutto l'arco dell'Africa del Nord. Queste idee non è che ce le siamo inventate stanotte o stamattina, ma vengono lontano. Sì, esattamente, ma questo è interesse strategico dell'Europa, perché, come dico qualche volta, se scoppia un pasticcio in Guatemala o in Nicaragua, l'Europa dice, vabbè, ci penseranno gli americani, stanno sotto casa loro, se la vedano loro sostanzialmente. Ma quando scoppia una cosa qui a casa nostra, fuori porta, perché voglio dire è fuori porta sta roba qua, evidentemente, beh, sarà interesse nostro come Europa a farlo. Non è soltanto un pietismo, aiutiamo gli africani, aiutiamoci noi con strumenti efficaci che aiutano anche loro, ovviamente. Quindi questo è un po' il concetto. L'altro aspetto è l'ONU. Allora, l'ONU va rivisto, modificato, il Consiglio di sicurezza, chi c'è dentro, chi non c'è dentro. Ma l'ONU non è il governo della globalizzazione del mondo. L'ONU è l'assemblea, è il Parlamento, dove sono presenti tutti i 172 paesi, 192 quelli che sono, 192 paesi, l'ONU. Poi ci vuole un G8 che faccia da governance, poi sta dentro l'ONU, sta fuori dell'ONU, ma cioè ci vuole quantomeno i continenti che siano rappresentati nel governo che deve decidere le regole. È chiaro che se al tavolo che decide le regole c'è un terzo del mondo, gli altri due terzi sono legittimati a dire ma fatevele voi le regole, perché devo rispettare. Se ci sono tre quarti o l'80% del mondo, beh, abbiamo concordate, quantomeno ha senso
da questo punto di vista. E mi ricorda che questa distinzione tra l'ONU come Parlamento e il G qualcosa come government, mi capitò di essere invitato all'Assemblea dell'ONU 3-4 anni fa a fare questi ragionamenti che faccio da anni su come gestire, governare la globalizzazione, e più o meno feci un discorso tipo quello che ho ripetuto anche oggi qui di quadro mondiale. Finita la presentazione, s'alzò una signora che era il capo delegazione di Cuba, che disse, vorrei dire al professor Baldassarri che la democrazia per noi è 192 paesi, facendo riferimento all'assemblea parlamentare. E gli risposi che prendevo atto che nel regime cubano c'era questo concetto di democrazia, Parlamento a 192 paesi, ma mi permettei di sottolineare che nella tradizione occidentale, quantomeno, il concetto di democrazia è basato sull'equilibrio dei poteri. C'è un Parlamento, Assemblea dell'ONU, ma ci deve essere un governo, cioè una governance di G8, perché altrimenti il governo parlamentare o il parlamentarismo non va da nessuna parte, e a quel punto con le nuove tecnologie si scivola facilmente nella democrazia diretta dei tweet e dei social. Se non c'è questo equilibrio fra rappresentanza parlamentare e potere di governo, potere decisionale del governo, a mio parere non c'è democrazia. Quella che lei diceva essere l'Assemblea dell'ONU, l'Assemblea dell'ONU, se non ci fosse il Consiglio di sicurezza, con tutti i difetti che c'ha, ma non assumerebbe quasi mai nessuna decisione. Quindi questi equilibri sono importanti e fondamentali e valgono in primo luogo per il governo del mondo. Quindi riforma ONU, non l'ho citata, ma per questo senso, perché quello a cui cerco di dare più enfasi è la necessità di costruire il governo del mondo per il governare la globalizzazione e quindi di conseguenza il fondo monetario. E lì il problema degli americani, come sempre, che sono un pochino miopi, io sono filo americano, come tutti sanno, chi mi conosce sa, vengo da lì, le mie radici sono lì e quindi ho assorbito quel latte, però nella parte libera, devo dire, degli americani. Perché? Perché è ovvio che dopo la Seconda Guerra Mondiale, fatto la spaccatura del mondo in due blocchi, fatto Bretton Woods, fatte queste istituzioni che hanno retto per 50-60 anni, anche bene relativamente, è chiaro che dentro il fondo, dentro la Banca Mondiale c'è il peso forte degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti hanno paura che ristrutturando, rivedendo e riformando queste istituzioni perdono peso. Ma lo vediamo anche in termini di monete, cioè è evidente che il mondo deve andare verso un basket di monete in cui le grandi aree devono essere rappresentate. L'errore, il peccato originale fatto fu quando si autorizzò la Cina a entrare nel WTO e quindi invadere il mondo con le sue merci, senza chiedere alla Cina che allora il cambio del renminbi deve essere fluttuante sul mercato e non che tu te lo decidi politicamente per conto tuo. Cioè tu devi comprare il pacchetto della partecipazione democratica, non è un supermercato in cui quello scaffale ti va bene e quell'altro no. E questo errore miope degli americani lo fecero perché pensavano di risolvere il problema del loro deficit con l'estero svalutando il dollaro. E noi cretini, stavo per dire una parola un po' più pesante, europei, glielo consentimmo e addirittura stimolammo questo con l'aumento dei tassi e il super euro. Il super euro significava il mini dollaro. I cinesi, che sono culturalmente alle spalle, hanno 3.000 anni di storia e di cultura, per fortuna che dopo il mio concittadino padre Matteo Ricci fecero la muraglia e chiusero, ma loro chiusero per non far andare fuori dalla Cina, no, per non far andare fuori dalla Cina i cinesi e le loro tecnologie, perché c'erano già la polvere da sparo, cioè erano di fatto in molti aspetti più avanzati, va bene. Ora, sono quindi culturalmente preparati, è ovvio che cosa hanno fatto? Hanno fatto il pegging sul dollaro, hanno svalutato il renminbi
tenendolo agganciato al dollaro. Gli americani si sono illusi dicendo vabbè, ma il dollaro e il renminbi più o meno tengono lo stesso quotazione, quindi a me non mi danneggia sostanzialmente all'inizio, poi ha capito dopo. Ecco. E noi, cretini europei, che abbiamo diciamo supinamente accettato il super euro, cioè il mini dollaro. Questo ha consentito alla Cina di portare a casa 800 miliardi di euro all'anno di avanzo nella loro bilancia commerciale. Allora cosa è avvenuto? Qui sta la stupidità. Che abbiamo consentito alla Cina con questo entrare nel WTO senza comprare il pacchetto del libero mercato, della fluttuazione dei cambi e quant'altro, che avvenisse il seguente fenomeno. La Cina ha invaso il mondo con i propri prodotti. Il resto del mondo, in particolare Nord America ed Europa, hanno mandato i soldi in Cina, va bene? 800 miliardi all'anno di avanzo, per pagare queste merci. La Cina, che è più furba di noi, quei soldi li ha in gran parte risparmiati, ha costruito giganteschi fondi sovrani e negli ultimi 7-8 anni torna da noi per comprarci pezzi di economia reale coi soldi nostri. Perché i quattro porti del Mediterraneo, proprietà cinese, la via della seta, le infrastrutture, perché non sono, cioè, dal loro punto di vista è strategicamente importante. Gli stupidotti siamo noi che non ci accorgiamo di questo. Allora, non è che devi combatterlo, però la fai sedere al tavolo e dici un momento, allora decidiamo insieme queste cose. Ma in realtà il peso della Cina in Africa, in Europa e in parte negli Stati Uniti è stato costruito con i soldi che noi gli abbiamo dato, consentendo loro di esportare senza regole, va bene? Col cambio che addirittura politicamente veniva tenuto basso, agganciato al dollaro, e quei nostri soldi che sono andati là in cambio delle merci loro che venivano di qua, loro non è che li hanno sperperati, li hanno risparmiati, ci hanno costruito i fondi e con quei fondi girano e si comprano anche le squadre di calcio, voglio dire, del piccolo, essendo io interista, insomma, per dire, questo è. Allora, l'esigenza di avere la governance significa anche che queste tematiche non possono essere affrontate bilateralmente. L'errore tragico che sta facendo l'amministrazione Trump è l'illusione di fare gli Orazi e i Curiazi. Antica, forse lui non lo sa chi sono gli Orazi e i Curiazi, qualcuno ve lo spiegherà, ma il bilateralismo. Allora, una volta denuncio il NAFTA, poi vado in Messico e faccio l'accordo col Messico. Un'altra volta adesso denuncio il patto nucleare sovietico-Stati Uniti per la non proliferazione, poi dopo parleremo con Putin e vediamo come risolverla. Capite? Cioè, la chiave del ragionamento è la globalizzazione richiede il multilateralismo, cioè organismi in cui la gran parte dei popolazione, paesi, PIL sia presente al momento di decidere le regole. Il bilateralismo è il tentativo appunto degli Orazi e Curiazi da questo punto di vista. Questo secondo me è la preoccupazione maggiore della linea che sta seguendo Trump dal punto di vista internazionale, che però da questo punto di vista gli Stati Uniti nella loro politica estera insomma non è che siano sempre stati così dei giganti, come possiamo vedere. E l'Europa non capisce che non può ripetere le politiche estere dei grandi stati nazionali europei, le può ripetere se crea gli Stati Uniti d'Europa. Allora può fare una politica estera europea con gli Stati Uniti d'Europa, seria, che serve per riequilibrare il mondo, perché sennò l'estremo oriente, l'estremo occidente, America e Asia, se non c'è in mezzo un'Europa con la sua cultura, con le sue tradizioni, con i suoi valori, che dia equilibrio in questa esigenza di governance, io vedo che il mondo esplode. Purtroppo nel 2003 ho scritto un libretto che si chiamava L'economia mondiale verso la crisi globale e nel 2007 è scoppiata la crisi. Tanto per quelli che dicono nessun economista aveva mai previsto la crisi. Siccome lì c'è la data della stampa, ho detto, guarda, se continua così l'economia mondiale esplode, come oggi ho detto in chiusura
l'economia mondiale così come tende ad esplodere e l'Europa tende ad implodere. E per l'Italia ovviamente la conseguenza è... Ci sono altre domande? Ecco, se non ci sono altre domande, ringraziamo il professor Mario Baldassarri. Se posso permettermi, visto che hai un'agenda fitta, ti vorrei riprenotare per il 26 gennaio, magari facciamo, è sempre un sabato, facciamo il punto della situazione sull'evoluzione italiana intanto, perché mi pare che di qui a un mese potremmo vedere qualcosa di... Ma di fatto quello che diceva prevedilo prima. No, 26 26 ha un vantaggio, potremmo commentare qualcosa che sta già avvenendo. Perché se il 21 c'è quella scadenza, noi il 26 siamo in grado di verificare le... No, appunto, lo facciamo dopo. Bene, grazie a tutti, ci riposiamo 5 minuti, anche 10, poi inizierà l'assemblea. All'ingresso c'è il giornale che è stato appena stampato, dove a pagina 2 c'è l'intervento del professor Baldassarri, anzi non l'intervento, c'è l'executive summary del professor Baldassarri che ha tenuto al gazebo che avevamo organizzato un mese e mezzo fa a Milano. Grazie a tutti, a 10 minuti.